C'è anche un bambino di un anno tra le 12 persone che hanno perso la vita in un incendio in un palazzo del Bronx a New York. Altri 4 feriti sono in gravi condizioni. Le fiamme sono divampate in un palazzo al numero civico 2363 di Prospect Avenue. Non sono ancora note le cause. Secondo le prime notizie, sarebbero partite dal primo piano per poi raggiungere il terzo. In una scuola delle vicinanze è stato allestito un centro di accoglienza per i residenti evacuati. Oggi nel Bronx alcune famiglie sono state distrutte. Questa è la peggiore tragedia causata da un incendio in città da almeno un quarto di secolo, in base alle informazioni che abbiamo. Sarà ricordata come una delle più gravi perdite di vita umane a causa delle fiamme in molti, molti anni. I vigili del fuoco che hanno preso parte alle operazioni di spegnimento. L'età delle vittime varia da 1 a 50 anni.